Direi che dobbiamo mantenere il ritmo da primi due tempi che abbiamo avuto a Szolnok, che abbiamo aperto la partita in una maniera eccellente. Ero veramente contento e fiero, diciamo, di vedere quelli primi due tempi. Poi sicuramente è stata, diciamo, siamo caduti magari sotto la pressione che era la nostra prima partita, così forte che non siamo riusciti diciamo, a rispondere nel il momento più importante. Siamo calati e spero che a Genova non si ripeteranno gli stessi errori e soprattutto secondo me siamo pronti di affrontare una squadra come sono, sia da parte, diciamo, da piano fisico che anche il tattico. Penso che adesso siamo un pochino cresciuti rispetto all'inizio della stagione. Come hai visto il Szolnok, ha avuto qualche battuta a vuoto in Champions? Come te la spieghi? Magari hai parlato anche con i tuoi connazionali che giocano lì, te l'aspettavi? Assolutamente sì, perché la Szolnok è una squadra, diciamo, sempre ungherese che hanno vinto tantissime partite, in più in quel periodo hanno vinto la Supercoppa, Coppa Nazionale, è normale che, diciamo, sono calati sicuramente un po', soprattutto nel piano fisico, che non ci sono allenati per parecchio tempo e quel risultato si vedeva, diciamo, dovevano soffrire. 2 mesi c'è la Final Eight, una formula nuova, che idea ti sei fatto? Ma secondo me le cose vanno sempre avanti, si migliorano poco poco, ma assolutamente bisogna giocare in una settimana se la formula rimanerà la stessa di Final Eight, perché non abbiamo, diciamo, abbastanza tempo per recuperare, per giocare assolutamente a livello più alto possibile, perché penso che una Final Eight di Champions merita il livello massimo. Beh, sono contento perché abbiamo, diciamo, abbiamo cambiato un po', adesso bisogna adattarsi di nuovo alla nuova piscina, però nel tempo penso che ce la facciamo, perché comunque le luci sono un po' diverse, però c'è più spazio per spettatori. Ormai è già stata, diciamo, una partita contro gli Adran, bella, bella prestazione soprattutto dal, diciamo, parte di organizzatori, quindi io sono contento e sicuramente nel Final Eight affronteremo un'atmosfera molto molto più calda e più, diciamo, più pro Recco.